L'elettorale in Veneto del leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte mette in rilievo i risultati conseguiti con il superbonus 110% varato dal suo governo. Bisogna riattivare la cessione dei crediti, dice Conte. Antonello Profita. La visita a un cantiere per l'efficientamento energetico e antisismico di una casa a Breganzol indica subito quale cavallo di battaglia ha scelto Giuseppe Conte nel suo tour Veneto, il bonus del 110% varato dal suo governo. Abbiamo investito all'incirca oltre 30 miliardi, ma con un ritorno certificato da Nomisma per quanto riguarda il complessivo valore economico di oltre 120 miliardi. Il leader del Movimento 5 Stelle chiede di far ripartire il sistema della cessione dei crediti, che stava ben funzionando. Rivendica di aver lanciato l'allarme già a febbraio sulla necessità di interventi corposi di contrasto agli aumenti energetici. Difende il reddito di cittadinanza. Abolire un sistema minimo, una cintura di protezione per chi veramente è in difficoltà e non riesce ad arrivare non più a fine mese, ma a metà mese, significa scatenare una guerra sociale. E se intervistato dal Corriere ricorda come fu il Salvini del Papete a far saltare il governo giallo-verde che aveva nel suo programma l'autonomia delle regioni, oggi evita altre domande sull'argomento e su un possibile ritorno a un campo largo, a una nuova alleanza con il PD dopo le elezioni, è pungente. Fino a quando il vertice del PD sarà concentrato su un'agenda Draghi che non sappiamo dove è scritta e non sappiamo cosa c'è scritto dentro, fino a quando sarà concentrato con un metodo Draghi, il metodo di chi non si confrontava con i problemi del paese e li rinviava o addirittura comunque creava uno stallo, non sarà possibile farlo.